Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. La nota fiction ha saputo sin dall'inizio conquistare i cuori di migliaia di telespettatori in tutta Italia. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, in modo da scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che vengono rivelati puntata dopo puntata. Cosa accadrà allora nelle nuove e attesissime puntate di Doc? Ecco quello che ha confessato l'attore, sempre super amato dal grande pubblico italiano. Luca Argentero lo confessa così, nel corso di una sua intervista al talk show Che Tempo Che Fa, a cui ha partecipato insieme a sua moglie Cristina Marino, l'attore ha parlato un po' della sua vita privata e lavorativa. Ha quindi affrontato la tematica della serie TV che lo vede protagonista e che ha riscosso sin dalla prima puntata un grandissimo successo nel palinsesto Rai. Si tratta appunto di Doc Nelle Tue Mani, la serie TV ambientata nelle sale ospedaliere e che ha trasformato il bel Argentero in un brillante dottore. L'attore interpreta infatti il personaggio di Andrea Fanti, che sta per tornare presto con una nuovissima stagione. Anche sua moglie Cristina ha dichiarato come il marito tenga particolarmente a questo ruolo, raccontando così un piccolo aneddoto del momento in cui la donna stava per partorire. Eravamo in sala parto, nel momento clou, ha infatti svelato lei, ad un certo punto in sala si sente Doc e lui si stava alzando perché davvero pensava fosse riferito a lui. Argentero ha infatti svelato di sentire il dottor Fanti parte di lui, svelando poi che le riprese per la terza stagione inizieranno a breve. Si tornerà infatti sul set verso la primavera del 2023, e ha raccontato anche di aver letto insieme agli sceneggiatori il copione di Doc 3. Vi giuro che mi è venuta la pelle d'oca, ha confidato lui, spero possa venire anche a voi, come è venuta a me. C'è insomma grande attesa per le nuovissime puntate della serie TV, che avrà sicuramente in serbo per i fan numerose sorprese. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.